E allora il campionato va in archivio, le emozioni resteranno. Buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova puntata del processo di Biscardi. Nuova ma non solo, questa è la nostra ultima puntata del processo di questa edizione, tutta dedicata al campionato. Campionato di calcio che, come sapete, ha visto trionfare la Juventus, 95 punti, settimo scudetto consecutivo. Ma non solo, perché rimanendo in casa bianconera ha anche visto Gigi Buffon salutare e ringraziare i suoi tifosi. È una stagione che ci ha lasciato sicuramente grandi emozioni. Abbiamo visto la sfida al vertice tra Juventus e Napoli. Tantissimo. Postazione social, Federico Bertone, immancabile, presentissimo. Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Stupenda la nostra Elena Barolo. Ciao Elena, ben trovata. Ciao Gio, buonasera a tutti. E poi andiamo a Roma, in collegamento, dove ritroviamo con grande piacere Franco Melli. Ciao Franco. Hi. Non vedo l'ora di venire in collegamento da te per sapere un po' i protagonisti. Partiamo dalla Juventus. In particolare io vorrei parlare dei numeri della Juventus, ancora una volta impressionanti. Abbiamo preparato una grafica, giusto Federico? Giusto Giorgio, abbiamo preparato una grafica per raccogliere quelli che sono i gol col Verona. Sarebbero stati 22 e sarebbe stato il record assoluto nella storia del calcio italiano. Quindi davvero una stagione molto molto importante quella della Juve. Beh, che non ha fatto dormire Walter Di Maggio. Lui sì che non ha dormito da 3 settimane, secondo me. Ma così festeggiamenti, insomma, ci sarebbero, diverse opinioni. Giorgia, scusami. Un attimo, no, siccome gli animi ci sono stati meno scaldati. Scusami Walter, scusami. Sì. Ci torniamo dopo la pubblicità su questo argomento, anche perché la nostra Elena ha già preparato il primo sondaggio di puntata che riguarda proprio Gigi Buffon. Quindi ci fermiamo e torniamo sull'argomento. Tra pochissimo Walter, pubblicità. Si sa. Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità. Subito dopo dobbiamo entrare in clima partenopeo, parleremo di Napoli e nel particolare delle dichiarazioni ancora una volta velenose di De Laurentiis e di Sarri, perché rimane, non rimane, dopo la pubblicità. Sì. Andare da un'altra parte, doveva fare come Totti, invece anche lui pensa solo ai soldi, è un mercenario. Ma scusate, perché credo che ci sia una dichiarazione di Agnelli su Buffon in società. Cioè, ha detto, Buffon, la porta qui in società è sempre aperta. Ma tutti, vedi, la mattina di oggi, adesso la faccio. Problema di identità. Altro però della Juventus, scusate perché dobbiamo andare su un altro argomento molto importante che ha scatenato tantissime polemiche. Avversario di questa, della Juventus in questo campionato è stato sicuramente il Napoli, che durante questa stagione ha anche raccolto il suo record. Anche in Europa i rumors di un Ancelotti al Napoli e quindi di un Sarri che se ne va ci sono e ci sono e come. Andiamo a Napoli da Walter. Lunedì l'avevamo anticipata questa cosa, anche il campione d'Italia. Sentiamo Walter De Maggio. Sì Giorgia, allora la realtà è... Scusa il televoto di Buffon. Sì, abbiamo un aggiornamento, cosa deve fare Buffon nel suo futuro. No, insomma, come tutti sapete, ieri c'è stata una partita molto importante, Lazio-Inter. Prima di entrare nel dettaglio di questa partita, caro Franco, parlo soprattutto con te in questo momento. Non abbiamo esaurito il discorso Inter, infatti ci fermiamo per la pubblicità. Continuiamo a parlare di Inter e tra pochissimo entriamo anche nel vivo, diciamo, della puntata con un argomento che in queste ore ha fatto veramente molto discutere. Vedrai, avremo davvero tanto di cui parlare e davvero tante cose da sentire. Adesso pubblicità. Con Maurizio Biscardi tra pochissimo vedremo questa azione al dettaglio. La questione di De Vrij, dell'impiego dal primo minuto, sarà anche il tema principale di prova d'appello, giusto Elena? Esatto, però sarà l'argomento di discussione. Arrivo da te subito, ma tra pochissimo, Elena. Sarà l'argomento di discussione anche di prova d'appello, infatti il televoto è aperto da questo momento fino a mezzanotte e voi con il vostro voto potrete cambiare. E 2-1 il campionato! Dopo la pubblicità, ripartiamo dalle notizie di calciomercato di Fabio Santini, proprio dal Milan, e scopriremo su chi punteranno i rossoneri. Ora pubblicità. Attenzione, perché? Magari da qua dopo la pubblicità con le notizie di Fabio Santini, a tra poco. Beh. E Odgaard. Fabio Santini, grazie mille. Grazie purtroppo a voi. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, perché insomma ce ne sarebbero state tante altre di indiscrezioni di calcio mercato da dare. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata, l'ultima puntata di questa edizione del processo di Biscardi che ha seguito tutto questo campionato. Io ci tengo particolarmente, prima di salutare e di ringraziare tutti gli ospiti presenti, a ringraziare anche tutti gli altri ospiti che sono intervenuti nel corso di tutto quest'anno. Voglio ringraziare tutto il gruppo di lavoro del processo di Biscardi. Ciao. Grazie Walter De Maggio, grazie mille. È stata bravissima, una bravissima padrona di casa. Grazie mille. Allora, dobbiamo lanciare l'appuntamento con la tua puntata, prova d'appello, che quest'oggi è
infuocata. Il tema è infatti è il dilemma sul difensore De Vrij, difensore dell'Inter o della Lazio, non si sa. Santini, cosa facciamo? L'Inter o Lazio? Ma Santini ormai ha decretato una puntata veramente infuocata, visto che rimanete lì, quindi. Abbiamo già visto che il caso De Vrij, insomma, ha creato tantissime polemiche anche quest'oggi. Ma noi vi dobbiamo anche dare un altro appuntamento molto importante, e per darvi questo appuntamento importante chiamiamo la protagonista di questo nuovo appuntamento, Margherita. Per le cesse e non esperte di calcio, quindi grazie, perché mi avete molto agevolato la situazione, sarà difficilissimo. Grazie. Allora, l'appuntamento con te, questa nuova avventura che inizia. Andremo a trattare, a seguire i mondiali, ma non solo. Infatti, il processo ai mondiali. Il quindi. Processo vero e proprio ai mondiali. Partiamo anche da un po' prima, perché andremo a seguire calciomercato a go-go. Santini ne sa qualcosa. Calciomercato, seguiremo anche le squadre in ritiro, certo. Attualità a go-go. E poi ovviamente andremo anche a parlare di mondiali, già che ci siamo. Però non sarà, vedranno anche le prime amiche, anche che ci ha anticipato Fabio Santini. Io ti rubo tutti gli ospiti. Tutti, ti piangeranno alla grande, ma tenterò. Merita donata per questa nuova. Grazie ragazzi, grazie. Buon lavoro. Bene, noi ci vediamo fra pochissimi minuti, quindi rimanete incollati lì, mi raccomando. Grazie a tutti.